Raga, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qua per andare a fare un nuovissimo video riguardante Wimbledon. Allora, in questi ultimi giorni i video sono usciti, ma diciamo con qualche pezza. Il 29 giugno è uscito un video di 2 minuti, ragazzi, pronostici senza audio perché mi sono dimenticato di registrarlo e quindi mi sono dovuto arrangiare dovendo fare un viaggio in macchina di 8 ore e mezza, quindi non dovevo pre-registrarlo. Chiedo venia, chiedo umilmente perdono, però è capitato. Oggi rega post, diciamo che nelle partite, allora, riguardante gli italiani, ha giocato solo Sinner, ha vinto. Questa è una cosa positiva. E partiamo. Allora, Goffin che batte, sto usando Sofascore perché è l'applicazione più comoda che ho. Goffin che batte facilmente Baez, vabbè, ce lo si poteva aspettare. Peniston che un po' inaspettatamente perde contro Johnson. Io guardavo di più delle partite che ho visto, ovviamente non le ho viste tutte. Rud che io non mi ricordo se avevo detto 3-7-2 Umert o 3-7-2 Rud. Comunque mi aspettavo una partita molto complessa e non mi aspettavo di certo una vittoria facile di Rud. Diciamo che questa forse era 50-50, quindi ci può stare questo esito. Certo che però Rud mi aspettavo che partesse in 5-7 se avesse perso, non in 3, non in 4. Per quanto riguarda invece Kecmanovic contro Tabilo, ho visto la partita, Tabilo è un buon giocatore, ma fa troppi errori non forzati. Comunque mi aspettavo la vittoria di Kecmanovic, che andrà a giocare il no, il, sì, il, nole, il derby serbo nel terzo round contro Djokovic. 1 luglio, quindi avanza Kecmanovic, ragazzi, mi piace a me come giocatore. Battere Djokovic sarà un'impresa, però penso che un set glielo toglierà. 1. Tiafoe batte Martirer, come da pronostico, mi aspettavo una vittoria di Tiafoe su Martirer, comunque è un buon giocatore, però non è che abbia fatto tantissimo in tutti questi anni in cui è stato. Djokovic batte Kokkinakis. Allora, su questo mi soffermerò un po' di più, innanzitutto perché l'ho vista tutta, o quasi tutta, perché comunque diciamo che i dati mobili quando stai in mezzo all'autostrada, soprattutto sotto le gallerie, raga, non è facile. Ci siamo bloccati, tra l'altro, cioè nel senso più che ci siamo bloccati, c'è stato un problema, un'autoferma verso il centro nord Italia comunque più o meno verso, non lo so, non mi ricordo adesso verso dove era, verso Verona o poco sotto. E quindi tipo c'è stato traffico 20 minuti, mezz'ora là non prendeva quasi niente, quindi non ho visto quasi niente di quella spezzone di partita. Comunque Djokovic che batte Kokkinakis in 3-7-0. Si poteva parlare di Kokkinakis possibile pericolo? No, assolutamente no. Il possibile pericolo era molto di più al primo round, l'altro non piuttosto che Kokkinakis. Regà, Kokkinakis serviva le prime per tamponare, perché con le seconde perdeva sempre punti. Kokkinakis che ha avuto una palla break, ma semplicemente perché Djokovic nell'ultimo game stava un po' giocando a caso, perché non è che a caso stava sperimentando, ma comunque non ha avuto mai possibilità di risposta. Il servizio ha fatto pena, ma non è che ci si potesse aspettare molto da Kokkinakis. Nel senso, se hai detto Kokkinakis, avversario pericoloso per Djokovic, Won era molto più pericoloso, e secondo me Kecmanovic potrebbe metterlo in difficoltà. Kecmanovic era un avversario molto più pericoloso di Kokkinakis. Kokkinakis, che io non mi aspettavo niente da Kokkinakis, nel senso che non ci si poteva aspettare che Kokkinakis facesse molto, con tutto il rispetto per Kokkinakis, però comunque stavo giocando contro Djokovic, certo, mi aspettavo che desse 3-7-0, però mi aspettavo che almeno un set lo lottasse, non l'ha lottato nessuno. Won invece, a differenza, li ha lottati tutti, li ha persi, li ha lottati tutti. Ne ha vinto anche uno, ha detto che il primo round avrebbe potuto perderne uno. Non mi aspettavo che Rafa ne perdesse uno, ma quello è stato un mio errore di lettura perché ci poteva stare. E contro Kecmanovic vi dico che potrebbe perderne uno, se non è che Kecmanovic lo impegnerà, perché io lo vedo bene. Non vi dico che vince, assolutamente no, ma un set secondo me Kecmanovic può farlo contro Djokovic. Comunque, riguardante Djokovic non ha avuto problemi, ha giocato bene. Ha giocato bene quest'anno, però ha avuto qualche problema, nel senso qualche game di servizio gli è un po' sfuggito, eppure facilmente. La partita contro Rafa ce la ricordiamo, no? Che a Roland Garros, che al primo set si è fatto sfuggire tutti i primi 3 game al servizio.
Al terzo set ha perso due game al servizio, se non sbaglio 1-0 e l'altro 15, quindi qualche problema sotto questo aspetto, qualche calo che Rafa potrebbe sfruttare a suo favore in una potenziale finale ce l'ha da sfavorito, perché è fortissimo Djokovic. Nel secondo set, ce lo ricordiamo tutti, ha usato una quantità di energie assurde, poi non ci stava più mentalmente. Nel terzo set è riuscito ad andare un break sopra inaspettatamente, poi Rafa l'ha rimontato, ma se fosse andato al quinto avrebbe vinto Nadal, perché si vedeva proprio che Djokovic a livello fisico non c'era più. Si vedeva che le gambe non rispondevano, stava letteralmente giocando a tirare le pallate. Comunque, Djokovic che batte Kokkinakis, io non mi aspettavo che potesse creare problemi Kokkinakis, onestamente, così è stato. Ho letto di qualcuno legge Kokkinakis pericolo, no, Kokkinakis non è stato sfatto un pericolo. Harrison che si ritira contro Holte, c'è poco da commentare. Bublik contro Lajovic, mi sembra che io avessi messo Lajovic vincitore, forse mi sbaglio. Vabbè, comunque non mi aspettavo che uno dei due trionfasse 3-7-0. Comunque Bublik è un giocatore un po'. Giocatore più che altro, più che nefasto, lo definisco un giocatore che è un po' come Kyrgios. Può competere contro il numero uno al mondo, cioè meno di Kyrgios, però comunque può competere ad alti livelli e può al contempo fare dei disastri di grosse dimensioni. Quindi Kecmanovic, Bublik è un po' una mina vagante. Norri che batte Munar più a fatica di quanto prevedessi. Negli ultimi due set rifila un 6-0-6-2. Qualche calo fisico di Munar c'è stato. Norri quest'anno mi aspettavo che battesse Urkacz in un potenziale quarto round. Non è c'è arrivato Urkacz. Io spero che faccia bene Norri, perché comunque da quel lato non è che ci stia molta gente. Tra l'altro oggi è appena uscito il Sir, mi dispiace molto. Comunque Norri che batte Munar, sono contento perché comunque mi sta simpatico. Basilashvili contro Olis, mi sembra che avessi pronosticato addirittura 3-7-1, mi sa che l'ho indovinato, però comunque mi aspettavo che Basilashvili, che comunque è un buon giocatore, se non sbaglio ha fatto finale a Indian Wells nel 2021, comunque un giocatore competitivo non è male. C'è di meglio, ma non è nemmeno male. Quindi ce lo si poteva aspettare che Basilashvili battesse Alice. Jannik Sinner che riesce a battere Imer. Aspettato, me lo aspettavo che riuscisse a battere Imer. Che incontrerà al terzo round Isner. Non la vedo facile, assolutamente no. Era molto meglio secondo me incontrare Murray piuttosto che Isner. Perché Isner, ragazzi, ha un servizio innanzitutto fortissimo. Ma oggi ha giocato un'incredibile partita sotto quasi tutti gli aspetti. Quindi fidatevi di me, Isner non è da sottovalutare, anche se non so nemmeno io, non sa probabilmente nemmeno lui come Sinner ha vinto contro Isner 6-2-6-0, che è una cosa eclatante. Fare un bagel a Isner e uno che serve come lui e fare vincere due game in due set è qualcosa che è clamorosa. Vediamo se magari questa partita, questo precedente potrebbe spostare l'inerzia da parte di Sinner a livello mentale. Io spero che faccia bene. Comunque, buona partita con Imer. Sto provando a fare sempre in volley, sto provando a giocare sempre meglio sull'erba, le caratteristiche ce l'ha. Quindi sì. Vesely contro Davidovich Fognina. Mi potevo aspettare. Mi aspettavo una partita tirata. Mi aspettavo che comunque si arrivasse sicuramente minimo al quarto e mi aspettavo anche un quinto. Così è stato, vince Vesely. Mi sembra avesse pronosticato inizialmente Vesely, però l'ho chiamato con Fochina. Comunque, ragazzi, Terraioli su Erba non funziona. E adesso, però, purtroppo, devo dire una cosa che magari qualcuno dirà: ma sono loro che sono dominanti. No, ragazzi, secondo me le next gen sono scarse. Non c'è molto da fare. Le next gen sono scarse e fin quando Nadal e Djokovic non avranno il crollo che ha avuto Federer da quando ha iniziato ad avere le operazioni, le next gen faranno poco e niente. Insomma, vinceranno gli US Open e basta. Detto fra noi, forse, saremo una volta. Le next gen, ragazzi, sono scarse, perché pensiamoci. Allora, pensiamo bene. Il Ruud su erba, su terra, è molto forte. Ok, innanzitutto viene demolito Nadal 1. E poi parliamoci chiaro che se Nadal e Djokovic fossero stati la parte opposta della finale era Nadal Djokovic, stessa cosa per Roland Garros dell'anno prima. Quindi sono loro due i giocatori più forti per distacco, a mio avviso. Quindi
c'è poco da fare. Rude, fuori dalla terra, è un giocatore mediocre. L'unico che è più completo è Berrettini, ma non ha mai battuto innanzitutto un top player negli Slam. Perché se non sbaglio, non ha mai vinto contro un top 10. Se non sbaglio, o comunque ha vinto una volta, due. Stesso problema di Zverev. Va bene tutto, su terra però ha fatto un quarto, cioè pure Berrettini non è top top, per dirvelo. Poi vabbè, il patriottismo che vedo dai tizi a Sky, ok, ci sta, ho letto, potrebbe arrivare il US Open da favorito. Questi probabilmente si dimenticano di Nadal innanzitutto, di Zverev, di Medvedev, questa gente qua. Ma pure questi next gen, cioè nel senso, pure Zverev e Medvedev. Ragazzi, sono poche roba ai next gen, c'è poco da fare. Fin quando Nadal e Djokovic non si ritirano, o comunque fin quando non iniziano proprio a perdere pezzi a livello fisico, stile Federer, non ci sta niente da fare, gli Slam li continuano a vincere loro, anche se vincono meno Masters 1000. Quindi questa è una cosa che ormai abbiamo assodato. Paul batte Mannarino, io mi sa che avevo pronosticato Mannarino, ma invece è stato brutalmente battuto da Tommy Paul 3-7-0. Errore mio, comunque un terraiolo, un erbivoro come Mannarino ci si poteva aspettare di più. Comunque lo scorso round ha tolto 2-7 a Federer prima di infortunarsi. Quindi è andata così come non mi aspettavo, ma comunque Mannarino rimane un buon giocatore. Van Richthoven, se l'ho pronunciato male, chiedo venia, batte Opelka 3-7-1, aspettato, io me l'aspettavo che Van Richthoven, vabbè, magari l'ho pronunciato male, battesse Opelka, l'avevo anche scritto, se non sbaglio addirittura 3-7-1 avevo scritto, l'ho presa bene, le quote ragazzi avevano favorito e non di poco, cioè no, in realtà avevano favorito l'olandese, pensavo che avevano favorito, adesso favorito e Opelka, invece no, Opelka ragazzi, solamente il servizio di Opelka è fortissimo, ma è inferiore a quello di Isner, e nemmeno di pochissimo. Murray che soccombe da John Isner, un John Isner particolarmente ispirato, che secondo me parte da favorito contro Sinner, e batte Murray. Purtroppo ragazzi, Murray dopo l'infortunio all'anca, l'operazione all'anca, giocare con un'anca letteralmente di metallo è già un miracolo che stia giocando. Vi dico la mia, Murray potrebbe chiudere la sofferenza dei suoi tifosi di vederlo a un livello mediocre, a livello basso, ritirandosi, perché ormai lo sa anche lui che non può più vincere Islam. E non è colpa sua, purtroppo. Non è colpa sua. Senza quell'infortunio, e Next Gen devono ringraziare che Murray e Federer sono infortunati, perché sennò non sarebbero due, ma sarebbero quattro. Altro discorso a parte. Isner comunque è molto bravo. Alcaraz che batte con questa facilità Grigsburg. Io avevo dato Alcaraz se non sbaglio vincitore in 5. Bravo Alcaraz che prende confidenza per la superficie. Non lo vedo un avversario che può dare una seria sfida a Djokovic, addirittura ambire a vincere contro di lui. Allora, vi dico che per questo video è tutto. Ricordatevi di iscrivervi, lasciare like, condividere, commentare perché è essenziale. E là dovete lasciare like e cioè, scusami, dovete iscrivervi perché 100 iscritti prima di 1000 non vanno raggiunti, punto. Io credo in voi, ce la faremo. Da me è tutto. Ciao.